Trattare le cistiti ricorrenti della donna significa avere consapevolezza che è un problema con numerose sfaccettature. La infiammazione acuta di una cistite può essere effettivamente trattata e convenzionalmente è trattata con la terapia antibiotica, che nel 70% dei casi riesce ad avere ragione di questa infiammazione, di questa cistite. Però c'è un 30% dei casi in cui invece l'infezione ritorna, recidiva. La prima cosa, dobbiamo essere consapevoli che queste infezioni sono endogene, questi batteri che ritornano a livello vescicale provengono dall'intestino, non provengono dall'esterno. E quindi già questo dovrebbe darci l'idea che il sottostante serbatoio delle infezioni è l'intestino, e quindi chiederci se esiste un problema di disbiosi a livello intestinale. D'altronde, la terapia antibiotica ha come effetto indesiderato quello di alterare il probiota, quindi la flora intestinale. Ancora, le cistiti ricorrenti possono creare un'infiammazione cronica. Questa infiammazione può dare accensione a dei processi profondi a livello della parete vescicale nello strato dell'intestizio, attivando l'infiammazione mediata dei mastociti e andando ad irritare le fibre nervose. Questo, chiamato dolore neurogenico, spiega il legame di comorbilità che lega le cistiti ricorrenti con condizioni dolorose come per esempio la vulvodinia.